Buonasera a tutti gli amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento, a questa prima puntata dedicata all'Avvento, l'Avvento, il tempo dell'attesa, l'attesa di Gesù Bambino che nasce per ognuno di noi. E a tenerci compagnia in queste appunto 3-4 puntate speciali dedicate all'Avvento è proprio Padre Piero Riggi, benvenuto. Ciao Rita, bentrovati a tutti, ciao Stefano. Grazie Padre Piero per essere sempre, diciamo, a nostra disposizione. Anche questa sera ci farai una bella interessante catechesi di approfondimento appunto sul tempo dell'Avvento. Fra l'altro con l'Avvento vi è anche l'inizio dell'anno liturgico e partiamo subito da questa domanda: che cos'è l'anno liturgico? Ecco, cos'è l'anno liturgico? Tante volte lo viviamo ma non sappiamo bene cos'è. Anzitutto di per sé dovremmo dire cos'è la liturgia. La liturgia è l'azione solenne della Chiesa dove Cristo si manifesta attraverso i segni liturgici nella Chiesa stessa, per la salvezza dell'uomo, per la sua santificazione, per renderlo partecipe della sua gloria. Quindi il Signore si manifesta nella liturgia. L'anno liturgico ripercorre tutte le tappe più importanti della salvezza dell'uomo, della vita di Gesù. E quindi partendo dal tempo di Avvento, sono 4 settimane, le 4 domeniche di Avvento, abbiamo il Santo Natale, che significa si attende nel tempo di Avvento la venuta di Gesù, che poi vedremo in modo più particolare. Dopo il Santo Natale, la nascita del Signore, il tempo natalizio finisce di per sé il 2 febbraio con la presentazione al Tempio. Il 2 febbraio, noi, quindi in occasione della Candelora. Sì, che noi chiamiamo Candelora, però di per sé è la presentazione di Gesù al Tempio. Ma noi già il 6 gennaio, festa dell'Epifania, ecco, abbiamo una prima interruzione, possiamo dire, del tempo, ecco, natalizio, che poi ci mettiamo nel tempo ordinario e ritorniamo nel tempo natalizio con il 2 febbraio. A seguire abbiamo un altro tempo forte, che è il tempo della Quaresima, che inizia con il mercoledì delle ceneri, poi ci sono 5 domeniche di Quaresima, dopo queste c'è la Domenica delle Palme e inizia la Settimana Santa, la settimana più importante dell'anno. Il centro dell'anno liturgico è la Pasqua, la Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. Tanti Ma la Quaresima che... è, diciamo, il tempo più lungo dell'anno liturgico? Non è proprio il tempo più lungo, perché poi abbiamo, dopo Pasqua, abbiamo 50 giorni che ci porta alla Pentecoste. Quindi 40 giorni di preparazione con l'inizio del mercoledì delle ceneri e poi dopo la Pasqua abbiamo 50 giorni, che prima si diceva tempo dopo Pasqua, ma poi approfondendo bene il concetto, ecco, lo si chiama nella sua realtà tempo di Pasqua. La Domenica della Risurrezione, la Pasqua del Signore, poi prima Domenica di Pasqua, seconda Domenica di Pasqua e via dicendo. Per arrivare alla Pentecoste, di per sé le feste più importanti dell'anno liturgico sono 4 e sono la Natività, la nascita di Gesù, la Pasqua, Passione, Morte e Risurrezione del Signore e poi l'Ascensione al Cielo e quindi la Pentecoste. Queste sono le 4 feste liturgiche più importanti della Chiesa. I 4 momenti più importanti, quindi, che bisogna venerare, diciamo, e ricordare. Bisogna vivere intensamente, più di ogni altra festa. Ad esempio, partendo proprio dall'Avvento, la spiritualità dell'Avvento, come bisogna vivere l'Avvento? Anzitutto bisogna comprendere appunto la parola Avvento. L'Avvento lo si vive, lo si identifica in 3 tempi di Avvento, se così possiamo esprimerci. È la venuta storica di Gesù che viene ricordata, e questo lo facciamo dal giorno 17 dicembre sino al tempo di Natale. La venuta storica di Cristo, Cristo è nato storicamente, noi riviviamo, o meglio, Lui si rende presente a noi tramite la liturgia. Noi siamo presenti a Lui tramite la liturgia. Poi c'è la venuta del Signore, la venuta escatologica, quella che ci sarà alla fine dei tempi, e questo la viviamo dall'inizio dell'Avvento sino al giorno 16. Ricordiamo la venuta di Gesù alla fine dei tempi. E poi il tempo di Avvento si intreccia con la venuta continua di Gesù. Gesù non è andato via, è presente in mezzo a noi in forma diversa. Quindi possiamo parlare di 3 venute di Gesù.
la venuta storica che noi ricordiamo nel tempo di Avvento dal 17 al Natale, poi la venuta escatologica alla fine dei tempi che noi ricordiamo dalla prima domenica di Avvento sino al giorno 16, anche liturgicamente. E poi infine ricordiamo, ecco, la venuta continua di Gesù. Gesù che è presente in mezzo a noi, che viene attraverso i poveri, può venire anche attraverso la sofferenza, viene attraverso i sacramenti, viene in continuazione per poterci purificare interiormente, poterci arricchire spiritualmente, per poterci salvare dai nostri peccati per la vita eterna. Quindi il tempo di Avvento è questo. Di per sé la figura più importante del tempo di Avvento è la Madonna. Si dice che il mese mariano è il mese di maggio, si dice che anche ottobre è il mese mariano in quanto è il mese del Santo Rosario, però Paolo VI nella Marialis Cultus ci dice che è il tempo mariano per eccellenza, il mese mariano per eccellenza è appunto il tempo dell'Avvento. Suppongo che come Maria, ecco appunto, è perché la Madonna ha dato il suo sì tramite l'aver accolto il Figlio di Dio nel suo grembo. Sì, perché ha dato il suo sì, ma perché lei è stata colei che più di ogni altra persona ha aspettato la venuta del Salvatore, l'ha atteso, l'ha desiderato, l'ha vissuto, l'ha accolto nel suo grembo, l'ha dato come luce del mondo all'universo intero. Ecco, la Madonna è la figura centrale del tempo di Avvento, colei che si presenta come modello, colei che diventa per noi il segno di chi accoglie la venuta di Cristo. Di per sé nel tempo di Avvento noi dovremo accogliere il Signore che viene, in continuazione viene, nella liturgia in modo particolare, ma anche nella nostra vita, ecco, di ogni giorno. Il Signore continua a venire. Bene, quindi noi come possiamo vivere questo tempo di Avvento che è un tempo di attesa? Qual è l'atteggiamento del cristiano? L'atteggiamento del cristiano è l'atteggiamento di chi entra in se stesso, colui che guarda interiormente la propria anima e la prepara per la venuta del Signore. Ecco, nella liturgia ci sono quattro colori più un quinto. I quattro colori che noi conosciamo sono il colore viola, che viene utilizzato sia nel tempo dell'Avvento che nel tempo della Quaresima. Poi abbiamo il colore bianco, che viene utilizzato nelle feste principali, e abbiamo il colore verde, che viene utilizzato nel tempo ordinario, e il colore rosso, che generalmente viene utilizzato poche volte, ecco, nella Pentecoste ricordiamo la venuta dello Spirito Santo, fuoco divino d'amore, e poi nelle feste principali dei santi, i martiri. Ecco, il tempo di Avvento viene in un certo qual modo simboleggiato dal colore viola, che non sta a indicare la tristezza, ma sta a indicare l'interiorità. Il tempo di Avvento ci richiama all'interiorità. Come Maria meditava la parola di Dio, così anche noi dobbiamo soffermarci sulla parola del Signore e rientrare in noi stessi, meditare il Signore che diventa carne nel grembo della Vergine Maria e vuole diventare carne anche nella nostra vita. Ecco, nel tempo di Avvento noi abbiamo dei personaggi che vengono ad essere richiamati, e vengono richiamate le letture del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto, preparate le vie del Signore, ci dirà Isaia, ma viene richiamato anche Giovanni Battista, colui che prepara la via al Signore nella sua venuta imminente, e Maria, colei che accoglie il Signore. Noi prendiamo nel tempo di Avvento la spiritualità mariana, dell'ascolto della parola, della interiorità. Come al solito dovremmo chiudere, ecco, le finestre dei nostri occhi, delle orecchie, della bocca, per poter entrare dentro di noi, purificare la nostra anima e far sì che il Signore possa trovare, questa volta non è una grotta, ma è il nostro cuore che lo accoglie, per poter noi ricevere Lui e Lui ricevere noi e diventare in Cristo una cosa sola con la Trinità. Questo è molto importante. Io voglio anche un po' sottolineare qualche cosa, perché nella mente dei ragazzi il Natale è il Babbo Natale. Ecco, esatto, ma non soltanto nella mente dei ragazzi, ma anche i genitori sono che inculcano ai ragazzi questa storiella di Babbo Natale. Sì, bisogna parlare di Babbo Natale anche ai bambini, però bisogna anche far capire che comunque Natale è l'attesa della nascita di Gesù bambino. Non so, per esempio, appunto, una volta c'erano i genitori che chiedevano ai bambini di scrivere la letterina a Gesù bambino. Adesso si dice: scrivi la letterina a Babbo Natale. Non si parla più di Gesù.
Sì, è la laicizzazione che avanza, che in un certo qual modo scristianizza il cuore degli uomini. Noi dobbiamo rimettere le feste a posto. Se ci facciamo caso, notiamo come tante feste cristiane vengono scristianizzate. Cioè, il Natale è la nascita di Gesù e viene a diventare e diventa festa di Babbo Natale. L'Epifania è la manifestazione di Gesù ai magi, al popolo pagano, e l'Epifania diventa la Befana. E poi la Pasqua è la risurrezione di Cristo che ci fa tutti risorgere in Lui, e la Pasqua diventa l'uovo di Pasqua. E poi abbiamo l'Assunta, la Madonna che diventa per noi segno di sicura speranza in quanto apre il Signore le porte del cielo e lei è accanto a Lui nella gloria. In lei tutto si è compiuto. Noi guardiamo l'assunzione di Maria come l'assunzione di colei che ha adempiuto pienamente tutte le promesse del Signore. E l'assunzione diventa Ferragosto. E poi la domenica, per noi la domenica è la Pasqua settimanale, domenica giorno del Signore, e diventa per certuni, ecco, il fine settimana. Ecco, anche i termini ci giocano molto e noi dobbiamo stare attenti a tutto questo. C'era Papa Benedetto XVI, ma anche Giovanni Paolo II, che dicevano di fare in casa il santo presepe. Ogni famiglia dovrebbe avere il presepe perché lì meditiamo il mistero dell'incarnazione, Cristo che si fa uomo. Anche se noi dovessimo avere un piccolissimo presepe, pregare davanti al presepe ogni sera, tutta la famiglia sarebbe bello che si radunasse attorno al presepe per pregare la Sacra Famiglia di Nazareth affinché possa ricevere la propria famiglia le benedizioni del Signore, ricordarci che Dio è venuto per noi, è venuto per morire per i nostri peccati, per ricondurci al Padre. Ecco l'evento storico della nascita di Gesù che si rende presente nella liturgia. Ecco, questo è molto importante. Invece, ecco, tante persone cadono nella trappola, io la chiamo così, del Natale come l'albero di Natale, Babbo Natale, soltanto i doni e basta così. Sì. Io dico che è come andare nella festa di un battesimo dove manca il bambino. Si può festeggiare un battesimo senza il bambino? Non c'è il È così, sì. festeggiato, ecco. È così, si può festeggiare il Natale senza la nascita di Gesù? Diventa un festeggiare per festeggiare, senza il contenuto. Il contenuto del Natale è la nascita di Gesù. Dio che si fa uomo, il Verbo che si fa carne, Gesù che viene in mezzo a noi. E questo lo si può festeggiare soltanto attraverso la confessione, la comunione, la preghiera, l'andare in I chiesa, la sacramenti. messa di mezzanotte, attraverso i sacramenti. Soltanto così Dio viene a nascere nel nostro cuore. Se no diventa soltanto consumismo. Festeggiamo, festeggiamo senza il festeggiato. Non ha Ecco, senso. Padre Piero, io ho letto una notizia, fra l'altro ne ho dato anch'io notizia, no, tramite Cristiani Today, di un dipendente di un centro commerciale del nord Italia che praticamente ha fatto una lettera, l'ha data in direzione e ha fatto un'esortazione ai genitori dicendo: non venite per favore la domenica di Natale o le domeniche qui al centro commerciale, state a casa con le vostre famiglie, condividete momenti in famiglia, ma non venite a passeggiare qui al centro commerciale. Io l'ho trovato un atto di coraggio di questo dipendente, Sì, perché sì. Ha comunque ha rischiato anche il licenziamento. fatto benissimo, cioè bisogna avere fede, anche quando si fanno queste cose bisogna avere fede, anche perché noi rischiamo di vivere una disumanizzazione della persona. Quando la persona non sta più in famiglia, quando la persona perde il senso della casa, dell'accoglienza, dell'essere nel calore proprio della propria famiglia, la moglie, i figli, ecco, il riposo che ci unisce. Ecco, questo è molto importante e bisogna tenere conto. Ci sono delle persone che chiedono il rispetto della propria fede e quindi se mettiamo caso gli ebrei il sabato non lavorano, il sabato non vanno a scuola e gli ebrei rispettano il giorno così, perché noi cristiani non dobbiamo chiedere il rispetto per la nostra fede? Noi la domenica la dobbiamo vivere da cristiani. Siccome questa società non considera nessuna fede, e infatti il governo non rappresenta nessuna religione,
La cosa è matematica, cioè se tu non riconosci nessuna fede, non rappresenti nessuno che crede in Dio. Fatto sta che, ecco, a poco si sta arrivando al punto che viene calpestata la fede di ogni persona e la persona non si riconosce più nella struttura sociale, mentre invece l'uomo deve essere rispettato per quello che è, l'uomo sempre al centro, con la sua fede. Bellissimo è stato il gesto di Papa Francesco che, andando in Bangladesh, ha detto: vi chiediamo scusa a questa minoranza etnica in quanto non abbiamo rispettato i vostri diritti. E non erano dei cristiani, erano delle persone che, essendo una minoranza, il popolo lo disprezzava, lo bistrattava e il governo addirittura in un certo qual modo lo angariava. E il Papa ha preso le difese dell'uomo, anche se non erano dei cristiani, l'uomo va rispettato per quello che è. E così noi cristiani dobbiamo abituarci a chiedere i nostri diritti. Noi siamo delle persone che abbiamo una fede. La nostra fede ci dice: la domenica non si lavora, la domenica è la Pasqua settimanale, abbiamo delle feste comandate. Perché dobbiamo essere calpestati da questo consumismo? Se tutti i cristiani avessero il coraggio di dire: no, io vengo a lavorare in tutti i giorni, tranne nei giorni in cui io devo adorare il mio Dio, devo ritrovare me stesso, devo vivere la mia liturgia, devo vivere la mia fede, devo rispettare me stesso, allora avremo delle persone più ricche spiritualmente, persone che si confessano, persone che pregano, persone che si ritrovano insieme a vivere la santa liturgia. Avremo meno consumismo, perché tante volte si va al supermercato perché non c'è niente da fare. Cose che si possono comprare in altri giorni, invece si va la domenica perché si deve riempire la domenica. Addirittura adesso ci sono i supermercati, le grandi catene che insomma stanno aperti 24 ore su 24 anche la notte, quindi proprio un'esagerazione. Sì, sì, e siamo sempre lì per calpestare l'uomo, per quando si vuole le cose si fanno, si mettono degli orari, si mettono dei giorni e le persone si adeguano. Invece non è fatto per guadagnare di più. Secondo me, quando noi parliamo di certe teorie particolari, ecco, qui ci rientriamo e in un certo qual modo avviene la distruzione dell'uomo, che non ha più senso di orientamento, che non ha più orari e che viene trattato soltanto come fonte di lavoro, come numero. Non ha senso, l'uomo deve ritrovare la propria identità. Tu come vedi le persone, diciamo, intorno a te, i tuoi parrocchiani, ad esempio, vivere il tempo dell'Avvento? Ma guarda, la mia è una parrocchia molto povera, vengono tante vecchiette, tanti giovani stanno fuori, però io ti posso dire, in generale, nel nostro ambiente ancora ci si tiene alla novena di Natale, anche fatte in ore piccole, e ci si tiene. Mi manca tanto la novena di Natale. A tante persone manca, quelle persone che dalla Sicilia si sono spostate al nord o al centro, e dove non c'è la novena, ecco, ne sento una nostalgia. Sarebbe una cosa molto bella se noi asportassimo verso le altre regioni della nostra Italia la novena, che riempie il cuore e ci prepara veramente al Santo Natale. Io vedo che le persone ancora ci tengono a tutto questo, e quando viene a mancare un qualche cosa ne risentono. Noi facciamo il presepe sia in chiesa sia vicino all'altare, e quest'anno lo faremo anche un po' fuori, e le persone ci tengono a vedere il presepe. Abbiamo una stanza sulla strada e ci sono le persone che, passando per quella stanza, ecco, entrano, si dicono le loro preghiere e poi vanno via, perché vogliono sentire il Natale. Quando invece viene fatto un Natale soltanto consumistico, ecco, questo è successo negli anni passati, le persone tante volte se ne escono con l'espressione: questo Natale non l'ho vissuto, per me non è stato Natale. Oppure peggio ancora, ho sentito queste frasi: spero che non arrivi mai. C'è una tristezza infinita a sentire così. Spero che non arrivi mai, perché? Perché il Natale è diventato soltanto lavoro e consumismo. Se invece il Natale lo si vivesse per quello che è, cioè la preghiera, lo stare in famiglia, il gioco anche delle carte che ci unisce, lo scherzo, lo stare insieme, allora sì, questo ci sta. Quando invece si riduce il Natale soltanto alle mangiate,
alla buffata, al pagare soldi inutilmente e basta, e allora si rimane con un certo vuoto interiore, in più si aggrava una pesantezza e l'attesa viene delusa, allora si dice meglio che non vengano. È il modo in cui si vive il Santo Natale. Se Natale lo si vive in famiglia, secondo quel detto, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, se lo si vive in modo religioso, con la preghiera, con la messa, la notte di Natale e quant'altro, allora il Natale sì, è bellissimo. Io ricordo quando da ragazzo, insieme con la mia comitiva, ci preparavamo per Santo Natale, ecco, vivevamo già nell'attesa. Sant'Agostino dice: il desiderare è già un possedere. Allora aspettavamo il Natale per giocare a carte, per andare a messa, per ascoltare i canti tipici natalizi, la novena, fare la notte di Natale, stare insieme. Allora sì, il cuore si riempiva d'amore e poi le nostre giornate erano più serene, più gioiose. Adesso invece i ragazzi queste cose quasi non le conoscono. Per loro il Natale è il panettone, è lo spumante e via dicendo, e si svuotano interiormente. Dico, ringraziando il Signore dalle nostre parti, ancora il Natale tiene e aiuta, e aiuta le persone. Purtroppo quelle persone che hanno la famiglia sfaldata, le divisioni e via dicendo, non riescono a vivere il Natale, perché sì, il Natale è la festa della famiglia, allora sentono una certa nostalgia. È, diciamo, una sorta anche di tristezza, perché dove ci sono famiglie divise, ecco, pensiamo anche ai figli che sono costretti a stare o con la mamma o col papà. Ovviamente non è un Natale a tutti gli effetti, perché non lo si sente nel cuore. Oggi manca il senso del sacrificio e si vive nell'illusione di trovare, ecco, una situazione stabile in cui non c'è più sofferenza, in cui c'è tutto. Tante volte la televisione dà questa illusione, mentre nella vita dell'uomo il sacrificio fa parte della vita dell'uomo. E lo stare insieme in famiglia, una persona mi diceva, quando si chiude la porta, chi è in casa è la propria famiglia. E si sta con la propria famiglia, con i pregi e i difetti della propria famiglia. Si cresce insieme per ritrovarci un giorno nella felicità eterna del paradiso. Siamo diretti lì. Ecco, se si vive la propria famiglia con i pregi e i difetti che ci sono in famiglia, e allora nel tempo di Natale ci sono quelle gioie che la famiglia dà. Ed è bellissimo. Quando invece si cerca, illudendosi, di trovare una posizione di stabilità, di gioia fuori dalla propria famiglia, si arriva nel tempo di Natale, ci si ricorda della propria famiglia, della propria casa, della propria felicità, e allora il Natale diventa un tempo di tristezza, perché si è perso tutto questo. Mentre invece quelle famiglie povere, ma gioiose, quando vivono il Natale lo vivono veramente come una grande festa, e questo lo posso testimoniare, perché la nostra è una parrocchia molto povera, dove ci sono però famiglie gioiose, casi disperati, ma anche persone semplici, persone profonde. Ecco, voglio leggerti il messaggio di una nostra amica che ci sta appunto seguendo, di Sonia. Scrive: è un paese apparentemente cattolico, basti pensare che sono stati tolti i crocifissi nelle scuole, dicono per rispetto di chi ha una religione diversa dalla nostra. C'è una totale indifferenza che talvolta mi scoraggia un po'. Io vorrei dire a Sonia che sono per la teoria del complotto. Non sono quelli delle altre fedi che vogliono che la nostra fede venga tolta dalle scuole, dagli ambienti pubblici, non sono loro. Ne ho tantissime testimonianze. Nella mia parrocchia vengono molti, molti musulmani, ma io ho visto anche tante trasmissioni dove si dice in una maniera chiara e limpida: voi dovete mantenere la vostra fede. Noi nelle nostre stanze facciamo anche il doposcuola per i ragazzi musulmani, e mai nessuno ha detto niente, anzi siamo felici. Ognuno deve conoscere bene la propria fede, ognuno la deve testimoniare. Queste cose che si dicono rispetto delle altre fedi, togliamo il crocifisso, sono soltanto scuse che fanno parte della teoria del complotto per poter, ecco, scristianizzare. Ma
non soltanto il cristianesimo, ma ogni fede, ogni religione si vuole togliere dal cuore dell'uomo, e quindi ci dobbiamo difendere, dobbiamo imparare a battere il pugno sul tavolo, a portare le nostre ragioni. Siamo noi che paghiamo le tasse e voi dovete essere al servizio. Esatto, voglio dire anch'io che non c'entrano i musulmani, perché posso testimoniare che a San Cataldo, quindi dove vivevo prima e dove vivi tu, in una delle chiese di San Cataldo, se non erro qualche anno fa, non dico l'anno scorso, ma qualche anno fa, ci sono stati dei musulmani che hanno aiutato nella costruzione del presepe all'interno di una chiesa di San Cataldo. Sì, sì, ma guarda, quotidianamente noi diamo da mangiare alle persone bisognose e vengono quotidianamente, dico ogni giorno, vengono tanti musulmani. E non c'è stata mai differenza di fede, mai. C'è stata anzi comunione. Quando distribuivo io il cibo, adesso mi dedico ad altre cose, se mettiamo caso arrivava un musulmano o un cristiano in ritardo e non c'era più il pane, ecco, aprivano la borsa, il musulmano dava il pane al cristiano e viceversa, e una grande fraternità e un grande rispetto della fede altrui. Bisogna dialogare. Il rispetto comporta anche l'accettare la fede dell'altro. Accettare non significa che io devo diventare come te, ma ti rispetto per quello che tu credi, per quello che tu sei. Se è una fede autentica, porta rispetto dell'altro, della persona. Se la fede non è autentica, e allora ecco che c'è il complotto, c'è un modo di danneggiare l'altro. Ma questo nelle persone semplici, le persone normali, questo non esiste. Sono delle scuse che avanzano per poter portare avanti una falsa ideologia che danneggia tutti. Chiaro e tondo, purtroppo è così. Grazie Padre Piero anche per questa catechesi di stasera. Comunque ci continuerai a tenere compagnia ancora per molto tempo. Sì, io per questa prima settimana di Avvento consiglierei, a tipo proposito, di prendere la Sacra Scrittura e di leggerla, perché la prima domenica di Avvento il Vangelo ci diceva vegliate, vegliate, siate svegli. E la Sacra Scrittura ci dice lampada per i miei passi è la tua parola. Vegliare significa studiare la parola di Dio, leggerla, meditarla e far sì che questa parola diventi, come nel grembo della Vergine Maria è diventato il verbo carne, così la parola di Dio nel nostro cuore deve diventare carne, vita. Deve diventare spiritualità. Quindi un proposito che si può fare per questa settimana è proprio questo, quello di meditare con più profondità la parola di Dio che viene annunziata, proclamata in questo tempo di affetto. È una parola che ci fa fare un serio esame di coscienza, ma nello stesso tempo che ci guida verso la comunione con Dio, verso l'incarnazione del Verbo, questa volta non nel grembo della Vergine Maria, ma nel nostro cuore. Grazie Padre Piero, concludiamo appunto con una preghiera e la tua benedizione. Sì. Diciamo l'Ave Maria e prendiamo come esempio la Beata Vergine Maria dell'ascolto. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe, il suo castissimo sposo, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, vi benedica Dio, onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon Avvento a tutti. Grazie Padre Piero, buona serata. Io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, che ci hanno anche scritto e ci hanno anche salutato nella nostra diretta. Potete trovare la puntata nei canali YouTube di Rita Sberne e Cristiani Today. Buonanotte.